Grazie. Grazie Presidente, la ringrazio per questa per il momento in cui mi dà la parola. Allora anche noi apprezziamo, Fratelli d'Italia apprezza l'andamento che c'è stato in questi anni di riduzione della spesa del Senato. Ricordo che se la dinamica della spesa generale dello Stato avesse seguito quella del Senato, adesso avremmo problemi di sovrabbondanza, di sapere dove mettere i soldi in più che abbiamo ogni anno, anziché aumentare il debito pubblico. Sappiamo che le dinamiche sono molto diverse, per carità, però sicuramente il Senato ha dato il buon esempio. E in particolare in questi anni, negli ultimi 2 anni, dove l'emergenza Covid ha richiesto un ulteriore sforzo, ma questo non ha inciso negativamente sul saldo del bilancio. Ma ciò che più conta, nonostante l'emergenza, il Senato ha potuto continuare a lavorare. Ricordiamo sempre che, nonostante qualcuno avesse scritto diversamente, il Senato è una delle cose che ha continuato a lavorare anche nel periodo di più forti chiusure, quando la maggior parte delle altre attività non c'erano. Come è giusto che sia che il Senato continui a lavorare proprio perché c'è un'emergenza, ma questo ha richiesto un particolare sforzo e va detto con orgoglio sapendo di aver fatto il nostro dovere. Tutto questo è stato possibile grazie naturalmente al grandissimo lavoro che fa tutto il personale del Senato, per cui ringraziamento tutto il personale, in particolare al segretario generale dottoressa Serafin, ai vice segretari generali Toniato e San Domenico. Naturalmente un ringraziamento ai questori De Poli, Bottici, Arrigoni, li cito in ordine di anzianità, alla Presidenza del Senato, qui rappresentata dal Vicepresidente Calderoli, al Consiglio di Presidenza. Credo che l'importante in tutto questo è che il Senato possa fare il proprio lavoro importantissimo, fondamentale, affidatogli dalla Costituzione, con sobrietà ma con efficienza, perché questo è il nostro primo compito e su questo ci concentriamo, e grazie al lavoro, grazie al supporto che ci danno le strutture, possiamo portarlo avanti con efficacia. E lo metto per ultimo, ringraziamento al dottor Federico Marini, il medico anziano del Senato, che è stato particolarmente sotto pressione in questo periodo di pandemia, ma è sempre stato una grande risorsa per questa istituzione. Pertanto Fratelli d'Italia voterà ovviamente in modo favorevole sul bilancio e sul preventivo. Grazie, senatore Malan.